alimentare, cioccolato, formaggio, tutte le eccellenze del nostro territorio. Un modo per promuovere la nostra città, promuovere le nostre aziende, perché abbiamo veramente un numero incredibile di grandi produttori, di grandi aziende nel mondo gastronomico, su cui dobbiamo andare fieri, facendo un evento però particolare, cioè dato l'opportunità a tanti cittadini e spero a tanti turisti di assaporare questi prodotti all'interno delle nostre realtà museali. Quindi ci sarà una degustazione itinerante che guarderà al centro di Montevarchi, partirà appunto dal set di degustazioni del istituzionale in cui ci troviamo, per poi arrivare al Chiostro di Scignano ed arrivare fino al Castro. Quindi riusciamo a mettere insieme eccellenze del territorio insieme alle nostre eccellenze culturali. E poi un collegamento del distretto, cioè tutto il centro culturale, con i nostri negozi che naturalmente fanno da cornice a questo evento, come dicevo, questo evento di grandissimo livello, perché si è fatto un lavoro coinvolgendo 49 aziende, dando l'opportunità di far conoscere anche attraverso addirittura dei corsi tutta una serie di prodotti cui noi siamo, diciamo, delle eccellenze, e poi però è anche un modo per fare promozione del territorio ma fare cultura, quindi un mix credo vincente che coinvolgerà anche tante persone in questo weekend a Montevarchi, e tutto grazie, come dicevo, alla volontà di impegno e professionalità dell'associazione Sale del Vino Terre di Arezzo, che poi ha coinvolto tutta una serie di soggetti che già conosciamo, hanno già in passato collaborato con la nostra città per tante belle iniziative, quindi il fatto che siamo riusciti a mettere insieme quindi un mix di grandi eccellenze, insomma, per noi è una garanzia di successo in questo prossimo importante evento. Quindi lascio la parola al Presidente Muzzi, che ci presenterà poi. Diciamo che sono molto orgoglioso che siamo riusciti ad arrivare a queste due giornate. L'input è stato del sindaco di Cassari e ne sono molto grato, perché ha avuto assolutamente un'idea veramente vincente, riuscire a far sì che Montevarchi